Salve, sono Cecilia Lucenti, presidente AMI, Agopuntura Medica Integrata. Dal 9 al 12 maggio Siena sarà la capitale europea della neuroagopuntura perché si svolgeranno le giornate italiane di neuroagopuntura, al cui interno avremo la seconda conferenza europea, un evento davvero importante perché vedrà maestri da tutto il mondo condividere le loro esperienze con workshop teorici e pratici per i medici italiani ed europei, una specie di Nazioni Unite, unendo come un ponte le varie esperienze che ci sono tra la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa in questa disciplina nuovissima che nasce negli anni 70 dallo studio dell'agopuntura alla luce delle neuroscienze e che ha prodotto talmente tanti trattamenti efficacissimi per i pazienti neurologici che vanno dal trattamento delle patologie neurodegenerative alla riabilitazione neurologica, ma anche ai disturbi del neurosviluppo dei bambini. Quindi diventa davvero importante che l'Italia e la Toscana siano al centro di questa esperienza. La Toscana, d'altra parte, ha una lunga storia ormai di applicazione della neuroagopuntura che presenteremo a questa conferenza. L'agopuntura può davvero rappresentare la medicina integrata per eccellenza perché riesce a trattare il nervo, così difficile da trattare con la nostra medicina occidentale, perché costa poco, perché ha risultati efficaci ed è molto facile da imparare. Quindi è un trattamento che non solo è per il benessere del paziente, ma anche per il benessere della nostra sanità pubblica.